E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Jigrin in questo nuovissimo episodio su House of Ashes. Vi ricordo ragazzi che potete sostenere il video lasciando un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere i 50 like anche per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua di ritorno dopo davvero tanto tempo, ragazzi, che non riprendo questo gioco, questa serie. Ho avuto appunto problemi col PC, come vi avevo detto, problemi che fortunatamente sembrano essere stati risolti, per cui eccoci qua finalmente, ragazzi. Io avevo effettivamente anche dimenticato un attimino dove fossimo arrivati. Mi sono data una rinfrescatina alla memoria guardando gli ultimi 5 minuti dell'ultimo episodio che appunto avevo caricato. E ci sono cose, ragazzi, strane che stanno accadendo. Ero rimasta piacevolmente sorpresa dai vari eventi e io sinceramente non vedo l'ora di continuarlo, per cui appunto andiamo a proseguire, ragazzi, anche perché secondo me ci aspettano cose davvero inaspettate. Ci sono diversi di voi che continuano, insomma, a dirmi, ad affermare che questo qua, questo capitolo, ragazzi, è il loro preferito in assoluto dei tre capitoli che sono usciti appunto per The Dark Pictures Anthology. Io sinceramente, ragazzi, non capisco perché ogni volta mi fa ripartire da punti da dove non dovrebbe ripartire, perché questo lo abbiamo già giocato. Io la scorsa volta mi ero anche assicurata che il gioco riprendesse da dove avevamo lasciato, perché era comparsa l'icona dell'autosalvataggio, per cui sinceramente davvero non capisco, ragazzi, perché mi fa questo. One eternity later. Ok, ragazzi, allora eccoci qua. Ovviamente non è proprio lo stesso identico punto dove ci eravamo lasciati, ma praticamente ci siamo. Io sinceramente non capisco perché il gioco mi abbia riportato poi, tra l'altro, così tanto indietro. Amen, ragazzi, che dobbiamo fare? Io spero, insomma, che da questa volta in avanti comunque faccia i salvataggi come si deve. Comunque, continuiamo, riprendiamo. Qui appunto, ragazzi. Avevamo appena lasciato Joy, che era andato letteralmente in fiamme, quindi si stava trasformando in una di quelle creature. E vabbè, dai, almeno mi è servito per ricordarmi un attimino cosa diavolo fosse successo appunto l'ultima volta. E quindi eccoci qua. Non pensavo sapessi. Lottare? Già, neanch'io. Ok, Cos'era ragazzi. quell'essere? Non lo so, ma purtroppo non è solo. Quello che Dov'eri finita? Uno di quei mostri mi ha aggredita e trascinata fin qui, credendomi morta. Merda. Merda non basta a spiegarlo. Per fortuna sono salva. Quello che Parli come una avevamo scienziata. notato Non esiste fortuna. la volta scorsa Ringrazia di avermi è che trovata. purtroppo Clarice ha un colorito veramente orrendo. Ti sono grata. Io ci tengo a Grazie. ripeterlo. Semper fi. Dobbiamo trovare un'uscita da qui. Ha un colorito troppo Quindi strano, è qui che ti ragazzi. Quindi, nascondi? secondo me. Hai delle armi? Ti dispiace? Ho bisogno di batteri per la luce. Bastava Secondo me, chiedere. Ci hai mai presto pensato? comincerà a dare di matto e si trasformerà in una di quei mostri orrendi. Chissà se basta un morso, tipo i vampiri, veramente, tipo sta Deve situazione far qua, male. boh. Sì. Ah, parecchio. Riesci a stare ferma? Non mi ricordo, l'altra volta penso di averla ringraziata e basta, quindi grazie Clarice. Grazie, Clarice. Sì, devo aver detto questo. Quindi. Ho visto quei simboli nelle capanne. Quella gente deve vivere nella valle da molto. Si esce da su, ma non si può salire. Troveremo il modo per farlo. Lo vedo. Don't worry, be Non ci sono happy. alternative. Ci penso io. Non Insieme ti ce la faremo. preoccupare, Ero certa che l'avresti ci detto. pensare. Cioè, lascia fare a mamma, Ho lascia fatto fare. arrampicata. Ti Esatto. tirerò fuori. Ne verremo fuori, cara. Però
Non te preoccupare, ci penso a tutto io. E l'altra volta, ragazzi, ci eravamo salutati esattamente qui, dopo la visione di questo piede, che non si capisce bene, piede di essere umano, piede di mostro, piede di gnomo, piede di, non lo so. Però c'ha un sandalo, quindi un minimo senso di civiltà quell'essere ce lo deve avere. Oddio. Incomincia la metamorfosi, eh? Tutto ok? No. Sì, un minuto. Ti sembra che abbia un colorito normale, Rachel? Su, via, fatti due domande, che cavolo. Aspetto. Ah, ok. Grazie, Rachel. Hai mai pensato di fare conferenze motivazionali? Scherzi a parte, stai bene? Penso che questa sia la domanda più stupida che mi abbiano mai fatto. Ma... che cavolo... che vuoi che ti dica? Preferisci ignorarmi, eh? E cosa vuoi che dica? Era quello che stavo pensando, cioè... scusane. Cosa vuoi che dica? Non lo so. Qualcosa per sdrammatizzare. Non era un animale, che cosa non era un animale? Boh, vabbè, forse è quello che abbiamo visto? Quel mostro okay. Non era un animale conosciuto. Ma va? Sul serio è di questo che vuoi parlare? Madonna santa, Clarice, mi sta mettendo nervosa. Di che diavolo dovremmo parlare? Scusa. Perché ti ha lasciata là sotto? Non lo so, ma abbiamo avuto un incontro molto ravvicinato. Che cosa intendi? Quanto? Mi è graffiato a sangue e sono svenuta. Mi sento strana. Vertigini. Nausea. Pensavo che fosse lo shock, ma non riesco a riprendermi. Veleno. Ci avrei scommesso le palle. Nel caso a rilascio graduale. Ci sarà un rimedio? E io che diavolo ne so? Intanto sei, vedi di calmarti, scusa. Studio satelliti, ma... non neurotossine, non sono una biochimica. Ma a parte tutto, cioè, ste creature sono sconosciute. Cioè, come dovrebbe esistere un rimedio a un eventuale veleno? Clarice, che ti ha fatto quella cosa? Ti prego non lasciarmi qua già da sola. Tesoro mio, ma ti stai vedendo? Oddio, 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 oddio. Come al solito mi fanno fare queste scelte. Del cavolo. Perché allora, istintivamente, ragazzi, ovviamente, l'istinto di sopravvivenza mi dice: resta lì dove sei, baby. Non ti avvicinare. Ti stai rendendo conto, no, che te stai a comportare in maniera strana? Non me vorrei infettare pure io. Però la mia parte umana, un attimo sentimentale, emotiva, mi dice: ma poraccio, te sta implorando di non lasciarla qua giù da sola, che fai? La fai sentire una merda soltanto perché è stata graffiata a sangue da una creatura che non si sa neanche che diavolo di creatura sia? E quindi boh, non lo so, non ne ho la minima fottuta idea, non lo so. Cioè, regà, allora, se ci avviciniamo, se ci dovesse mordere, cioè, magari ci infetta pure a noi. Quindi, allora, adesso non è proprio per essere cattivi, ragazzi, ma è evidente che la povera Clarice ormai è spacciata. Non penso ci sia un modo per salvarla, per cui, scusate, non è per essere cattivi, ragazzi, ma devo pensare attualmente alla sopravvivenza di Rachel. Per cui, mi sa che sceglierò non ti avvicinare. Mi dispiace, eh? Non ti avvicinare. Mi dispiace. Che succede? Ti prego, resta con me. Mi dispiace. No, rimaniamo sulla severità. Mi dispiace. Non prometto nulla. Ascoltami. Ti sta succedendo qualcosa? Che ti ha fatto quel mostro? L'ha detto, la ferita, la graffiata, ferita a sangue, insomma. Non la toccare, io ti consiglio. Ci sono medicine su. Starei meglio, ma dobbiamo andare ora. Ma scusa, io ho detto non ti avvicinare, eh? Prevedo un disastro, signore e signori. Dammi la mano.
Un grosso, terribile, orrendo disastro presto accadrà, succederà. Sta poveraccia sta male, ma già si vedeva. È la parte sbagliata del baratro. Che culo. Non ce la faremo. Come arriviamo di là? Non abbandonarmi. Scusa, ma allora che cazzo me lo fai scegliere a fare? Non ti avvicinare se poi le sta uno sputo di distanza. Ci lanceremo di là. Ci lanceremo. Non reggerà. Due pesi. Che cavolo. Aspetta. Non mi dica se lancia. Pensi davvero che le medicine mi aiuteranno? Non promette bene. Che ne sappiamo? Non sappiamo cosa. Non sappiamo nulla di quelle cose. Appunto. Andiamo, Rachel. Non prendermi in giro. E infatti è quello che sto cercando di fare. Sarà difficile. La verità è sopravvalutata. Minchia, il suo aspetto continua a peggiorare. Se mi trasformo. E se succede? Devi uccidermi. Allora, ragazzi, abbiamo scelto di essere sinceri fino ad ora. Cioè, fossi io nei suoi panni, nei panni di Clarice, pure io chiederei questa cosa. Quindi, nei panni di Rachel, direi che è il caso di rispettare comunque questa sua richiesta. Cioè, quindi dire oggi non morirà nessuno, cioè, ragazzi, significherebbe mentire. Cioè, guardate l'aspetto che ha Clarice. Mi dispiace, ma vado sul razionale. Non ucciderò te. Perché non sarà più lei, fondamentalmente. Cioè, ragazzi, io mi rendo conto che tutto è brutto, eh. Cioè, sono brutte ste cose rette così. Però bisogna un attimino essere sinceri. Oddio. Attenta che sei sul ciglio. Non facciamo cazzate, eh. Madonna santa. Ah, in questo caso io direi di aiutarla. Prevedo il disastro. Questo lo ripeto perché di sicuro si prevede il disastro, ragazzi, più avanti. Però lei mi ha detto, se mi dovessi trasformare mi deve ammazzare, insomma. Quindi terrò a mente questa solenne promessa, anche se t'aiuto. Anche se secondo me, oddio. Forse non dovrei. Che intendi? Avanti! Non ce la farò. Vabbè, cioè, ma decidetevi. Cioè, prima me fate di... Ah, te sto lontana, oddio, me fai schifo. Poi, ah, le medicine di sicuro non ti aiuteranno. E poi, ah, te devo aiutare. Dai, non ti lasciare andare, forza e coraggio, ce la puoi fare. Cioè, me dovete decidere, ragazzi. Mi state a confondere pure a me, insomma. Non ci sto a capire più niente riguardo queste scelte. Cioè, se dovessi seguire la scia di quello che ho fatto fino ad ora, dovrei dire addio, Clarice. È stato bello. Però l'altra parte di me mi dice: no, dai, ce la puoi fare. Però andrei un attimino contro quello che ho detto fino ad ora. Cioè, che ripeto, portarcela appresso comunque è previsione di guai, ragazzi. Perché questa è evidentemente, è proprio evidente tantissimo che si sta trasformando. Queste scelte mi stanno a mettere in difficoltà, ragazzi, sinceramente. Quindi dai, proviamo poi farcela, ma... Non è in linea che mi ha salvato dai mostri. Con quello che ho detto fino ad so ora. Che puoi farcela, Clarice. Devi solo crederci. Sei già abbastanza nei guai. Se resti con me, ma ha letto nel pensiero. Ma ha letto esattamente nel pensiero. Merda. Beh, da un lato era comunque quello che avevamo pensato di volere, che lei non venisse con noi, ragazzi, perché appunto, cioè, avrebbe causato tanti guai. Non so che dire, ragazzi. Veramente non so che dire.
vedo salire nessuno, ma li sento. Ho idea che laggiù si stiano divertendo molto più di noi. Passo. Finché festeggiano tra di loro, a me sta bene. Le telecamere non rilevano niente. Passo. Ma quanti cazzarola ce ne stanno? Dio santissimo. Allora, alla fine penso che Clarice abbia scelto come ha scelto. Per quello che ovviamente, ragazzi, probabilmente le avevamo detto poco prima. Ovvio, perché le ho detto stammi lontana, le medicine non so se ti salveranno. Ouch! Il mio collo! L'osteopata non aveva previsto questa cosa, però... Probabilmente se le avessimo dato noi più speranza, probabilmente ci avrebbe seguito. Quindi non mi sto a pentire di niente, perché comunque, ripeto ragazzi, era quello che volevamo evitare comunque. Che ci seguisse. Ok, altro racconto tipo scolastico. Ma la religione di Naram-Sin, questo sermone sul rapporto tra i dei sovrani risale all'epoca mesopotamica. Bla 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 bla. Insomma, sempre, insomma, ritorna sempre questo concetto della maledizione. Tutto ok per ora. Vedete ragazzi, cioè questi intermezzi dove compare il cosino, cioè non sono tipo checkpoint. Ti senti ottimista, tenente? Io non capisco. Cavolo. Il colonnello perderebbe anche il cazzo se non l'avesse tra le gambe. Vedi il nostro fuggiasco in giro? Salim. No, è andato. Il nostro caro Salim che non conosciamo affatto. Ci ha detto ciaone. Finito e in territorio ostile. Che culo. Infatti, concordo. Non so per quanto tempo reggeranno quelle porte. La radio è la sola speranza. La sistemiamo e chiamiamo gli altri. Così saremo pari. Ammesso che ci sia una trasmittente, avrà una portata ridotta. Cazzo. Se Eric avesse chiesto il supporto aereo, i jet ci avrebbero captati. I pezzi grossi ti fregano sempre. Ok, troviamo sta benedetta radio. Ah, mi sta rompendo l'autoradio. Non quella radio, ma... Ma vabbè. Allora, cosa abbiamo qui? Un altro reperto. Una tavoletta incisa, niente di che. Non siamo capaci comunque di decifrare un cazzo di quello che c'è sopra. Prendiamo sta benedetta radio, anche se avrà un segnale limitato. Ok, cosa dicono questi dati? 38 gradi, sudorazione, concentrazione salina, 38 gradi 1, paziente cosciente non lucida. Ostilità, paziente non lucida, gli antipiretici non hanno effetto. Breve momento di lucidità, per vedere l'oscurità e di sentire il sapore del rosso. Perde i sensi, si sveglia, grida, parla di mostri nelle tenebre. Frenesia, ostilità crescenti, polso ancora rapido. Sta dormendo, 2 giorni da contatto con l'entità. Ok, quindi ovviamente narrano della trasformazione. E come avviene pian pianino, tra l'altro. Quindi non è una cosa proprio super mega iper rapida, a quanto pare. Noi reperti da catalogare. Vampiri. Ecco. Ok, quindi sono definiti così. Mi sveglia regolarmente a distanza di secoli per nutrirsi di esseri umani. Gli Accadi le conoscevano, seppure come ricordo ancestrale. La figura di Pazuzu è chiaramente ispirata a loro. Ipotizzo che i loro attacchi abbiano definito il folklore dell'intera umanità. Un mito originario che perme ogni cultura. Il demone alato, il satiro caprino, il minotauro, il vampiro. Quindi vengono definiti tali. Cioè effettivamente l'idea più o meno sarebbe quella lì. Insomma, lo ricordano molto, ecco. Allora, qua penso che abbiamo esaminato un po' tutto, per cui tornando indietro, o perlomeno dirigendoci da questa parte, vediamo che cosa troviamo. Ah, qua sotto c'è un'altra roba. Mizzica quanti indizi, ragazzi, che ci hanno inserito, eh? Veramente tanti. Lezione di storia? Come a scuola? No,
Pullman dice che la radio è stata illeggibile. Vuole tagliarci fuori dal mondo esterno. Alina ha combattuto sia la responsabile per non notare ancora dubbi, ma senza pure tutti sono possibili sospetti. Non rimane che piazzare sentinelle. Ecco il racconto tipo scuola. 30 dicembre. Mary continua a peggiorare. In serata mi sono svegliato da un sonno inquieto e ho sorpreso Lady Breccio china su mia moglie a farle altre maledette domande. Mary mormorava frasi sconnesse su demoni alati. Lady Breccio è parsa colpita e ha chiesto a Mary se ne avvertisse la presenza in quel momento. In preda al delirio, mia moglie si è scagliata contro di lei, graffiandole il petto con le unghie. Lady Breccio mi ha ceduto il posto e dopo enormi sforzi sono riuscito a calmare mia moglie. Ottimo, ottimo, davvero splendido. È tutto così splendido. Le scoperte che facciamo sono meravigliose. Va bene, torniamo di qua allora. Insomma, la gente qua sotto, ragazzi, impazzisce. Dio santissimo. Ok, di qua si continua. E qua cosa abbiamo? Perché tutti lasciano tazze sopra i documenti? Se si bagnano... Erano astuti. Hanno creato un sito finto per sviare i banditi. Sapevano di aver trovato qualcosa di speciale. Ok. Interessante, perfetto. Possiamo procedere, credo. Credo non ci sia altro, a meno che... Non me lo sto perdendo qua intorno, ma sembrerebbe di no. Spero di aver analizzato tutto quello che c'era da analizzare, per cui continuiamo. Sì. Ok. Mi servirà una mano per farla andare. Oh. Sembra sia stata sabotata. Ciao Eric, ben arrivato. Perché farlo? Faremo con ciò che abbiamo. Ritornate se c'è qualcuno. Dentro è più sicuro. Grazie. Ottimo. Funziona. Bene, signori. Sergente. Attenzione. Ti uccideranno, sergente. Sì, il fumo è il pericolo principale al momento. Infatti, questo lo dico, quello che stiamo passando qua sotto, guarda. Dove cazzo ho lasciato l'accendino? Che c'è? Niente. Ah, l'accendino ce l'aveva Rachel, se non sbaglio. Se non sbaglio. E forse l'ho usato quando era con Eric. Anche senza trasmittente riceve qualche segnale. Sono fantasmi. Ripara la trasmittente. Se riusciamo a lanciare un segnale e contattiamo il comando, saremo già con un piede a casa. Non saprei. Non sono un tecnico. Se ci fosse Merwin, ce la farebbe. Non mi dire. Beh, rassegnati. Eccolo qua il nostro caro Salim. Che come al solito si... Sto dicendo, si ritrova da solo. Aumenta. How more are you being? Li stanno spiando. Pensavo si riferissero ai mostri. الكلاب يطلبوا حماية ما نقدرش نسيبهم يجمدوا لا لا احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا انت اتجننت دول على الديوانة انت ما شفتش الغول evidentemente no في غول هناك هو ده العدو الحقيقي سليم ovviamente non gli crede, guarda caso. اسمعني انا شفت غول بعيني دول وقتلت واحد اخلص وامشي ورايا انت سامعني خالص لا انت اسمعني دلوقتي يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن اختار
Ma perché non credergli? Che testone, oh! Anzi, proprio che testa di cazzo! Permettetemi di dirlo. Mo' di sicuro la radio va tipo distrutta in qualche modo, ci scommetto. Oh oh! Funzionare quella trasmittente! Mi serve tempo! Qualcosa mi dice che siamo nella merda. Io resto qui. Questa leggera sensazione. Tu servi alle telecamere. Qui faccio... Tenente, io... Ho detto che ci penso io! Presto! Sì, siamo nella merda. Ecco qua, eccala. E te pareva. Minchia che odio. Ciaone. Ma sei una testa di cazzo. Vedi che l'ho detto, no, l'ho detta giusta. Sei una testa di cazzo. Lo sapevo io che la radio sarebbe rotta in qualche modo. Non farlo. Non muoverti. Quando uno è coglione, ragazzi. Andiamo da sto con io! E dai, oh, c'ho piacere se questo crepa, eh! Ma deve crepare malamente proprio! No, non pensarci nemmeno. Ha girato. Solo così si fa fuori quell'idiota. O ci pensano i mostri. Mi auguro. Cioè deve morire tipo dilaniato. Cioè deve morire in un modo brutto. Scusate, se lo dico. Cioè, ma quando uno è imbecille, ragazzi, eh. Attenzione. Hop. Ok, restiamo a riparo. Non vorrei certo farmi sparare da quest'idiota. Non ho visuale libera. Minchia, ma i mostri arrivano, raga. Che cosa ti prende? Stai indietro. Sparagli. Io gli sparo, raga, mi dispiace, ma ha fatto proprio cose gravi. Ah, manco l'ha preso. Cioè, devono rompere le palle con la questione mio nemico anche qua sotto. Cioè, col casino che c'è. Oh. Ma dai, su. E boh, so cazzo. Spingi con la spalla. Io mi sbrigherei se fossi in voi. Non vedo gli iracheni. Dov'è Rachel? Se non sono scemi, staranno nascosti. Qui sta per scoppiare l'inferno. Aspetta. Rachel. Picchia. Giusto in tempo. Wow. Sei viva? Sì. Avevi sono qua in piedi. Oh.
Facciamo finta che dov'è il marito Eric? Non sia qui. È qui, è qui, è qui. Oh! Piano, non è il momento, non è il momento di bisticciare per sta roba, ragazzi, dai. Fermatevi! So che è lui, Rage. Lo so. Stai indietro prima che alzi le mani. Colonnello o non colonnello? Oddio. No, Nick. Ah, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Bisogna stare a disquisire di queste sciocchezze in una situazione del genere. Cioè, noi siamo immersi nella merda, dobbiamo stare a disquisire di queste stronzate. Ero stanca ad aspettare, ho cercato di resistere. Ho cercato di resistere cosa? Beh, ho cercato di resistere, ho cercato di resistere. Volevo aspettarti, Eric. Ho tentato, mi spiace. Fedele sempre. Hai resistito. Io no. È bello vederti. Non ci speravo. Chi altri ce l'ha fatta? Cazzo. Merwin è morto. I mostri hanno preso Joy. Clarice. Cosa c'è? Serietà. No, perché dovremmo dire non l'ho vista? Perché dobbiamo mentire? Scusate. Cioè, per quale motivo, no? Clarice era infetta. Quelle creature le sono entrate dentro. Oddio, detta così suona un non po' potevo male. Non potevo rischiare. Ho dovuto abbandonarla. Cioè, alla fine ha deciso lei, fuori. Non è più Clarice ormai. Si stava trasformando davanti a me. Ci credo. Stessa cosa con Joy. Oh oh. Sei armata. Vedi di non sprecare colpi. Bene, ora torniamo nel tempio! Oh, oh, no, al buio no, ve prego, no, al buio no! No, al buio no! Non perdiamo il generatore, senza siamo al buio! Mi serve aiuto! Quei mostri non devono entrare! Forza, chiudete, cazzarola! Oddio, no! Sono già dentro! Dai, su! Non mi interessa se hanno l'invito! Tieni la porta! Io penso al generatore! Mamma mia! Ci mancava questa! Ma quanti sono? Il posto è minato? Non sì. Ma mai abbastanza. Io ancora non mi fido di sto coso, ragazzi. Che c'è? Donna santa. Di entrare. Certo, hanno un banchetto bello e pronto che li aspetta. Ci serve acceso, o siamo morti. Ci sta andando, cazzo. Dai. No, ma sei imbecille. Non vi vogliamo. Andatevene. C'è bisogno di dire non vi vogliamo, scusate, Ma che frase è? Cioè, parla coi mostri questo, ma sei rimbecillito pure te! Non sapete fare di meglio! Li sfidi pure, io non li sfiderei se fossi in te! Oh merda! Ma cosa spari? Sto entrando! Questi sono peggio dei topi di fogna! Che ansia, signori, che ansia, signori, che ansia, signori. Forza. Forza il generatore, non ci abbandonare, ti prego. Generatore del cazzo. Oddio. Con le maniere forti di solito si risolvono le cose. Tipo quando una cosa non funziona la prendi a pugni, no? Di regola si pensa che questo possa risolvere le cose. A volte funziona. Io dico che ora è il momento di andarsene. Ma no, davvero. Io volevo restare.
Te, un po' di pasticcini, sai com'è. Sfondano il perimetro. Se hai qualche idea, forse è il momento di usarla. Idea. Ci deve essere un modo. Aspetta, sì. Ok, usiamo le catacombe, dobbiamo scendere. Ancora scendere. Guarda che l'uscita è dall'altra parte. L'alternativa è morire intrappolati qui. Spostarsi alla porta est. Minchia. Veloci alla porta. Calmatevi ragazzi. Dovete stare calmi. Spara cazzo, spara. Non è stata una grande idea, Rage. Non ci sono colpi. Beh, forza, su, forza. E ora si spara, ragazzi. Vai. Oh, shit. Perché ripetiamo, a quanto pare questi c'hanno una pelle che è una corazza. Quindi non so quanto sia utile questo, però magari almeno li rallentiamo. Mamma mia, regà. Che botto che ha fatto. Che il fuoco è utile, è questo che abbiamo appena capito? Per caso? Che a volte le informazioni te le buttano lì e manco te ne accorgi. Restiamo al centro. Correre, signori, correre. Correre. Ok ragazzi, allora di regola adesso dovrebbe avermi salvato la partita, almeno mi auguro, per cui ok ragazzi, di regola mi ha salvato la partita, qui io mi auguro ovviamente che la prossima volta non avrò lo stesso problema. Comunque continuo a ripetere ragazzi quello che ho ripetuto fino ad ora, la cosa si fa interessante, cioè siamo nel vivo ovviamente della questione. Adesso Rachel ha avuto la magnifica idea di andarsi ad infilare nelle catacombe, per cui andiamo ancora più a fondo invece di riuscire ragazzi a trovare una via di uscita che ci porti verso l'alto, all'esterno. Continuiamo ad infilarci nelle profondità della terra e quindi io sinceramente non ho la minima idea di come riusciranno a fuggire da questa orrenda situazione. Temo che purtroppo ci ritroveremo di fronte anche ad una Clarys di sicuro mezza trasformata, come era successo con Joy. In ogni caso ragazzi, bello, veramente super interessante. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un buon a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!